Seconda parte di Contatto Sport, una seconda parte dedicata soprattutto al futuro in Casa Biancoverde, al futuro dell'US Avellino. È notizia proprio di oggi, lo dico io da giornalista, ovviamente, di un incontro tra la dirigenza biancoverde, questa sera, come detto, il direttore sportivo Enzo De Vito potrà confermarcelo, e l'allenatore, il futuro allenatore dell'US Avellino, Mimmo Toscano, che abbiamo in diretta telefonica. Buonasera, mister. Prima Buonasera a voi. di farla parlare, chiedo ovviamente al direttore sportivo Enzo De Vito di questo incontro. Io l'ho fatto da giornalista, ovviamente, me lo conferma. Allora, confermo anch'io. C'è stato un incontro tra me, il mister e il direttore generale. Abbiamo un attimino, ci siamo almeno conosciuti, visto che avevamo il piacere di conoscerci, e quindi abbiamo avuto un incontro, un caffè. Abbiamo parlato insomma di quello che può essere un progetto ad Avellino. È naturale che ci sta la volontà, riconosciamo alla persona toscana e poi all'allenatore grandi doti, una persona seria che tra l'altro ho sempre perso contro di lui, e quindi sia con l'Aversa che con l'Avellino, tranne una volta. Quindi, però pensiamo anche per un fatto di professionalità di riaggiornarci a fine settimana per chiarire meglio degli aspetti. Naturalmente è inutile negare, altrimenti facciamo Pulcinella, che c'è stato questo incontro, e se siete stati bravi voi, insomma, a evidenziarlo, però di scritto, di certo, credetemi, non c'è assolutamente niente. Mister, allora, ascoltato le parole in diretta del direttore sportivo Enzo De Vito, possiamo dirlo, questo matrimonio sa da fare, un matrimonio importante con l'Avellino in una piazza che lei diciamo, ha sempre considerato come una priorità anche negli anni passati. Sì, guarda, innanzitutto ringrazio il direttore e Massimiliano Taccone, che sono state due persone che ho incontrato. Ho avuto subito delle sensazioni molto positive. C'è stato questo incontro dove ci siamo conosciuti, perché è giusto conoscersi dal punto di vista personale che professionale. Credo che ne siamo usciti da questo incontro soprattutto contenti di esserci conosciuti, di aver conosciuto delle persone che hanno un'unità di intenti e la stessa voglia di iniziare a lavorare. È normale che, come ha detto il direttore, aspettiamo di rincontrarci la prossima settimana o in settimana, per definire qualche altro aspetto. Però, ripeto, come ho detto sempre, mi è sempre piaciuta e mi ha entusiasmato la piazza di Avellino. Poi credo che negli ultimi anni la società, il direttore, la squadra, lo staff tecnico hanno lavorato benissimo, indipendentemente dai risultati sportivi, ma credo che abbiano portato dei valori tecnici importanti da Zappacosta, da Izzo, da Trotta, Bastien, l'ultimo. Quindi è una società che lavora bene, lungimirante. Speriamo che possa continuare a lavorare così. Programmazione, serietà e professionalità sono questi concetti chiave dell'US Avellino, non solo per la prossima stagione, ma più in generale in questi anni in cui si è ripartiti dalla Serie D fino ad arrivare al quarto anno consecutivo in Serie B. Sono gli stessi concetti chiave dell'allenatore Mimmo Toscano, per la sua grande professionalità, per la sua grande serietà. Io non mi nascondo, l'ho sempre apprezzata, mi sono più volte sbilanciato anche nel corso di questa trasmissione, indicandola come l'allenatore davvero meritevole della nostra piazza, perché ovviamente oltre ad essere giornalista sono tifoso dell'Avellino. Lei arriverà qui in Irpinia con delle motivazioni davvero importanti. Ma questo sicuramente. Intanto ringrazio la proprietà e il direttore che hanno voluto questo incontro per conoscerci, perché già questo è motivo di grande orgoglio e soddisfazione da parte mia.
essere accostato a una società come quella di Avellino. Perché ripeto, in questi anni sia allenatori, sia calciatori, sia la proprietà hanno fatto un gran lavoro. Mi auguro che si possa continuare a fare questo buon lavoro, perché i risultati e i numeri sono sotto gli occhi di tutti, non li devo dire io. Io mi fido troppo dei dati di fatto, e i dati di fatto dicono che hanno fatto un gran lavoro in questi 4 anni. Vuol dire che hanno programmazione, ma anche il fatto di voler conoscere un allenatore in anticipo e voler costruire il lavoro della prossima stagione in anticipo è grande senso di programmazione. Poi è normale, gli sbagli si commettono, si può sbagliare nelle scelte, non è più bravo chi non sbaglia, ma chi sbaglia meno degli altri. È normale, muovendosi in anticipo le probabilità di sbaglio possono anche diminuire. Mi presento, Leonardo D'Avenia, collega di Domenico Zappella. Naturalmente le volevo fare questa domanda: quando è arrivato la scorsa estate il suo predecessore, diciamo, Attilio Tesser, qualche tifoso qui nella piazza di Avellino ha storto un po' il muso, perché diceva un allenatore del nord non è adatto per una piazza del sud. Lei nella sua carriera ha fatto, diciamo, il percorso inverso, cioè lei l'allenatore del sud andava ad allenare al nord. Se c'è, le chiedo, davvero questa differenza di piazza, come si suol dire, e se naturalmente lei da calabrese le è mancato in questo periodo il sud, o diciamo, vabbè, il sud in generale. Ma credo che la differenza di piazza sicuramente esiste, però non ci sono allenatori per il nord o per il sud, per piazze più calde o meno calde. Ogni allenatore ha le proprie idee, ogni allenatore ha il proprio carattere, quindi io ho fatto bene al nord, ho fatto bene al sud, come credo a Tiglio abbia fatto bene al nord e al sud. È una persona che stimo perché ha sempre fatto bene il suo lavoro, persona per bene, e ci siamo sostituiti a Terni e quindi ho avuto modo di apprezzarlo anche là. A me sinceramente piace quando le cose vanno bene, perché puoi trovare il calore anche al nord e non lo trovi quando non ottieni i risultati, e lo puoi trovare al sud quando ottieni i risultati e non trovarlo quando non li ottieni. Quindi dipende tutto dal lavoro che fai. La faccio salutare anche dal collega Dino Manganiello, giornalista di Radio Punto Nuovo. Salve, salve mister, una battuta, una considerazione e una domanda. La battuta è che a quanto si vince, a quanto sembra, insomma, il caffè di Avellino, come lo fanno ad Avellino, le è piaciuto particolarmente. La considerazione è che l'abbiamo ascoltato anche in radio qualche giorno fa e mi ha colpito molto, davvero molto, la frase, il passaggio in cui diceva che lei ha intenzione di investire tantissimo nella prossima stagione, sarà quella del suo rilancio o magari della sua affermazione, della sua consacrazione, e questa per noi è un'apertura di credito importante, quasi una garanzia che accettiamo chiaramente con grande piacere. La domanda è invece questa: anche se sappiamo che è tutto ancora in embrione, c'è ancora tanto da capire e da valutare, se tutto quello che è successo oggi in qualche maniera, in qualche misura, la può preoccupare in prospettiva. Chiaramente mi riferisco alla vicenda che chiaramente lei avrà capito, insomma. Ma per quanto riguarda le motivazioni sono tante, perché iniziare con tanto entusiasmo la passata stagione e dover lasciare un lavoro iniziato per tanti motivi che non sto qui ad elencare, e stare 8 mesi fuori, che mi sono serviti tantissimo, li ho utilizzati nel migliore dei modi e sicuramente mi ritorneranno utili, quindi la voglia di ritornare in pista è tanta. Per quanto riguarda quello che è successo oggi, non sono cose che competono a me,
ma ci sarà una giustizia che deciderà. In questo momento non ci sto pensando proprio, sto pensando ad altre cose, sinceramente. Grazie. Mister, le faccio questa domanda, naturalmente impareremo a conoscerla anche sul campo, credo che dal caffè con il direttore Enzo De Vito di queste cose ne avrete già parlato, però presentiamo anche il Mimmo Toscano alla piazza di Avellino, nel senso è un allenatore, come si definisce un allenatore difensivista, catenacciaro, che piace attaccare, il modulo di gioco che preferisce Mimmo Toscano, qual è? Un allenatore che piace lavorare tanto, l'unica cosa che posso garantire è quella, è che piace tanto. Mi piacciono le squadre che rispecchino il mio carattere, il mio modo di vedere il calcio, non porsi limiti, lavorare giornalmente duramente, perché solo attraverso il lavoro puoi ottenere dei risultati e puoi realizzare i tuoi sogni. Oggi il Leicester, il Crotone, il Carpi l'anno scorso, il Frosinone, ti insegnano che tutto è possibile, indipendentemente dal vincere il campionato o no, ma per raggiungere i tuoi obiettivi devi lavorare tanto. Mister, siamo in chiusura di questo collegamento, ovviamente con Enzo De Vito vi aggiornerete quasi quotidianamente, ovviamente nelle prossime settimane. Concludiamo con una battuta: dopo che in questi anni ha avuto modo di conoscere tanti avellinesi anche nella sua diamante, diciamo che da qui a breve conoscerà tanti avellinesi di persona, migliaia, tanti tifosi pronti a ritornare in gran massa al Partenio Lombardo. Uno ce l'ha anche nello staff, non ci dimentichiamo. Certamente. Come ogni giorno. No, me lo auguro. Anche perché ho avuto modo di riconoscerli per le persone che stanno nel mio staff, per le persone che ho conosciuto, come dici tu, a Diamante o in vacanza nelle nostre zone. E gente come noi. Con tanta passione, con tanta voglia di lavorare, e questa è la cosa che mi piace di più. Ed è proprio così. Mister, grazie mille per questo prezioso collegamento, ovviamente le facciamo un grande in bocca al lupo, grazie mille. E grazie a voi. A risentirci e a vederci presto. Grazie al tecnico Mimmo Toscano, noi diciamo al tecnico. Al momento sì, il direttore ha detto fine settimana, sì. Di essere serio, non c'è, ho detto, inutile dire sempre le stesse cose, ad oggi non c'è stato nessun nero su bianco, abbiamo un allenatore capace, preparato, eccezionale come persona, come uomo, di grandi valori, che è Tessera, è normale che dobbiamo ancora, come lui giustamente, perché è una persona molto seria, in sala stampa ha detto che ha avuto dei contatti, che da sabato, allo stesso modo noi abbiamo avuto dei contatti, ma credetemi, anche perché poi si rischia di fare brutta figura, di certo non c'è nulla. Poi con il calcio giorno dopo giorno si assistono a ribaltoni, si assistono a notizie che comunque sono inaspettate e imprevedibili. Quindi sicuramente, ripeto, è un profilo che stiamo valutando, che abbiamo valutato in prima battuta il direttore generale, che compete innanzitutto a noi. Poi settimana prossima io non ci sarò, a fine settimana che sarò impegnato a Sassuolo e Carpi, quindi per le finali poi spetterà sempre al presidente e al vicepresidente far chiudere insomma il cerchio. È naturale, e chiudo questa cosa, c'è stato un incontro, abbiamo valutato degli aspetti e delle prerogative che ha questo allenatore, e vediamo se effettivamente si possa insomma chiudere il cerchio. Anche perché il progetto, come ci diceva il presidente Walter Taccone la settimana scorsa, era seduto al suo posto, è un progetto triennale. In generale, ovviamente questo... In generale poi non si parla, abbiamo parlato di un... veramente parliamo da un caffè, poi passare addirittura a decidere quanti anni, ad oggi non ne abbiamo parlato di però questo. Diciamo di progetto. Il presidente progetto... è lungimirante, ma soprattutto è una persona molto, molto concreta. È naturale che se dobbiamo parlare di vari step, no?
nel senso che speriamo innanzitutto di conservare l'anno prossimo, così evitiamo di dire che io dico una cosa, Taccone dice un'altra. Cercheremo in tutti i modi di allestire una squadra che sia degna di questa terra, ma che possa innanzitutto pensare innanzitutto alla salvezza. Un'altra cosa importante non è che andando a prendere i giovani ci indeboliamo, non detto questo, è naturale che... L'esempio è proprio il Crotone di questo. No, ma noi c'è anche un'altra politica che stiamo facendo, e questo lo posso dire, vedi Camarà 93 della Correggese che anche ieri ha segnato, il discorso nostro qual è? Con Massimiliano abbiamo una sorta di input che diamo a noi stessi, ci diamo, no? Prendere i giocatori in prestito alle primavere purtroppo fa sì che noi non possiamo realizzare plusvalenze. Le plusvalenze che abbiamo realizzato, e non dico sempre gli stessi nomi, sono state fatte perché all'epoca c'erano le comproprietà. Oggi purtroppo le comproprietà non ci sono più. Allora per poter monetizzare, per poter far sì che la società abbia una mini boccata di ossigeno, bisogna andare a pescare nei campionati Serie D. Che io prendo, che ha fatto un campionato importante, Insigne, e il diritto di riscatto di Insigne è a 4 milioni di euro, non penso che l'Avellino ne giovi da questo modus operandi. Quindi, e lì poi ce la prendiamo con De Vito, giustamente, che sbaglia i calciatori. Dobbiamo individuare comunque nei campionati inferiori dei calciatori attraverso uno scouting continuo, che purtroppo, così come nella vita, così come le ciambelle della Doria, 10 escono col buco e 4 non col buco. Però è l'unico modus operandi che abbiamo, altrimenti dobbiamo investire soldi, e non è detto che investendo... Quest'anno abbiamo fatto un'ottima scelta, era quella su Migliorini, ragazzo importante, difensore importante, e purtroppo ha avuto un infortunio. Però il concetto è questo, cioè, è bello sì dire prendiamo i giovani della primavera, va benissimo, ma a fine anno stiamo a ricostruire ogni anno da capo. Per questo il presidente Taccone, chiudo, ha voluto parlare di progetto qualsiasi allenatore di più anni, per cercare innanzitutto di far metabolizzare, di far in certo senso far sì che il nuovo calciatore possa ambientarsi. L'esempio tipico è stato quello di Moculo, che ci ha messo 6 mesi, Bastien, che c'è, voglio dire, quindi dietro il nostro lavoro, per quanto molti tifosi ci diano addosso, c'è tanto lavoro e soprattutto c'è la volontà di sbagliare, ma se si sbaglia sempre solo in buona fede sicuramente. La scorsa settimana con il presidente Walter Taccone ospite abbiamo introdutto un nuovo, cioè non noi, esiste già, però lo abbiamo introdotto noi all'interno di Contatto Sport, un nuovo modo di fare l'intervista al nostro ospite. La scorsa settimana naturalmente col presidente Walter Taccone abbiamo introdotto questa intervista fotografica che stasera faremo anche con il direttore Enzo De Vito. Quindi chiedo alla regia di mandare in onda la prima foto, questo è Attilio Tesser. La domanda è, si è anche vociferato durante il campionato, com'è e com'è stato durante il campionato il suo rapporto con il tecnico? Ma io, ringraziando a Dio, devo andare d'accordo con mia moglie, non è che ho altri matrimoni, quindi non è che, voglio dire, non è che può interessare il rapporto. No, nel senso che il rapporto con Tesser può interessare ben pochi. Io ho avuto un rapporto bello, lineare, professionale, ma si è creato una sorta di favola. Io stimo il mister innanzitutto perché è una persona molto più grande di me, quindi merita rispetto. È un professionista dal quale posso solo ricevere insegnamenti, in quanto comunque ha molta più esperienza di me. Però al di là di questo non è che può interessare, ma posso garantire, e lui è una persona che lavora ancora per l'Avellino, che non c'è stato mai nessun tipo di contrasto, anzi ci siamo sempre confrontati. È naturale, può darsi che a lui non è piaciuta una scelta, non è piaciuta un'altra, però io, non è il caso di specie questo, ma mi hanno insegnato che è sempre il tempo galantuomo, quindi, ma veramente col mister non c'è stato alcun tipo di difficoltà. Enzo, permettimi questa domanda, la rivolgo poi ovviamente anche a Dino Manganiello. A me, ti sono estremamente sincero, io ho ascoltato con particolare attenzione la conferenza stampa di Attilio Tesser di giovedì, ovvero la conferenza stampa prima del match al Partenio Lombardi contro il Cesena, un Attilio Tesser che, sollecitato ovviamente da noi organi di informazione, si è espresso in termini secondo me abbastanza critici nei confronti della società e nei confronti soprattutto a questo punto del direttore sportivo, parlando di calciomercato, perché un
allenatore che evidenzia che il calciomercato non si fa solo ed esclusivamente con due nomi, citando poi tutti i ragazzi che sono stati ceduti nel calciomercato di riparazione, mi riferisco ai vari Giron, Sumaré, Petricciolo, secondo me lì c'è stata una critica da parte di Tesser nei confronti, come detto, della società e soprattutto nei tuoi confronti. Io ho rivolto questa domanda venerdì sera al Partenio Lombardi, lui mi ha risposto che non era assolutamente una critica rivolta alla società, però io penso che noi non abbiamo l'anello al naso, anche perché, e qui torno al discorso precedente di Attilio Tesser, in tutte le conferenze stampa dopo il calciomercato di gennaio, io non ricordo una conferenza stampa dove Attilio Tesser non è andato a sottolineare che la società, la squadra avversaria, aveva fatto un calciomercato di riparazione importante. Siamo arrivati addirittura a parlare del Lanciano che aveva fatto un calciomercato di riparazione importante. Secondo me, per come vedo io le cose, fortunatamente per quanto sono abbastanza giovane, un po' di esperienza ce l'ho, quando un allenatore va ad elogiare solo ed esclusivamente l'operato delle altre società, automaticamente dice che la sua società forse non ha agito bene. Ma non lo so, io non ho assistito alla conferenza stampa. Mister è libero di dire quello che vuole, non voglio fare polemica perché, ripeto, cioè, lo rispetto prima come uomo e poi come allenatore, così come rispetto a tutti nel mondo del calcio. Ognuno è libero di pensare come vuole. Ti do una risposta molto sintetica. Noi abbiamo chiuso il campionato, il girone è andato con 31 punti. Non è che l'abbiamo chiuso con 24, 23, 21, cioè, nel senso che per fortuna o purtroppo, e ogni volta si dice che io si sbaglia a gennaio, c'era, insomma, il presidente Taccone mi ha insegnato questo termine, non a rifondare, ma bisognava cercare di, in un certo senso, riassestare un organico che comunque aveva fatto bene. Dopo la campagna acquisti abbiamo vinto con la Salernitana, abbiamo pareggiato a Modena e abbiamo perso col Cagliari, dove oggettivamente, nonostante avessimo giocato in 10 uomini. Quindi, cioè, voglio dire, poi, purtroppo, dopo questa sconfitta col Cagliari, c'è stato quel blackout di Novara e da là sono partite, insomma, le dolenti note. Però bisogna essere anche voi, ecco, ora siamo a maggio, anche seri. Né compreso, dopo quella vittoria con la Salernitana, dopo la bella prova di Modena, partita pareggiata in rimonta, insomma, mai a pensare che avessimo avuto difficoltà che abbiamo avuto. Quindi forse il mister ha detto, non ha detto, io non voglio entrare in polemica assolutamente, però ci tengo a sottolineare, altrimenti diamo alibi, non c'è stato alcun rapporto. Io, il direttore generale e il mister, ci confrontavamo sempre, ci confrontiamo sempre. Poi è normale che ci possono essere, ecco, per me Bastien è un giocatore che doveva giocare tutte le partite. Lo stesso di Gidai per esempio è stato il direttore generale a volerlo a tutti i costi, può darsi che né io né Tesser lo volevamo, cioè, è normale che ognuno di noi ha delle opinioni, però poi è sempre il tempo, per dire nel caso di Bastien, non so se va al Monopoli o va all'Ischia l'anno prossimo in C2 o in C1, vediamo dove andrà, per questo ti voglio rispondere. Top club di Serie A. Ma sono cose sue, non lo so, non faccio il mago, però come si vede, poi le scelte vengono supportate e sopportate da quello che è il futuro. Il tempo dà ragione a chi ha ragione, dà torto a chi ha torto. Ma chiudo dicendo che col mister non c'è stato assolutamente nessun tipo di problema, né comportamentale né di altra natura. Dino ride, farò tornare, appena rientreremo in studio, torneremo anche, farò intervenire anche Dino su questo, continueremo un'intervista, sorrideva, e continueremo un'intervista fotografica al direttore Enzo De Vito. Ora, prima di andare in pubblicità, vi lascio a un appuntamento fisso di Contatto Sport, un appuntamento attesissimo che abbiamo anche nell'ultima puntata, ci mancherebbe, le pagelle speciali di Domenico Zappella, naturalmente pagelle che racchiudono tutto questo campionato dell'Avellino. Pagelle, pubblicità e poi rientriamo in studio. Frattali 6,5, non c'è giornata che non becca gol, ma specie nella prima parte della stagione è costretto agli straordinari per evitare clamorose imbarcate, campionato positivo, tra i migliori. Mica 4,5, il calciatore più pagato della rosa, ma in campo il risultato è inversamente proporzionale, rendimento costantemente sotto la sufficienza.
Biraschi 5,5, senza dubbio farà carriera, ma anche il buon Davide non è esente da colpe in diverse sconfitte. Certamente non doveva essere lui al debutto in B a garantire esperienza. Il voto finale resta però di poco sotto la sufficienza. Pucino 4,5, un'autentica delusione, uno dei calciatori che è maggiormente regredito appena vestito la maglia bianco-verde, eppure altrove aveva fatto bene, misteri del calcio. Visconti 4,5. Per una stagione intera abbiamo puntato l'indice sugli esterni e Pietro è stato senza alcun dubbio un flop. Davvero la brutta copia di quello ammirato lo scorso anno. Pisano 5,5. A condizionarlo spesso e volentieri la condizione fisica precaria, ma in quanto ad esperienza e posizione in campo, nulla da dire. Rea 4,5. Una stagione intera vissuta in infermeria, oggetto misterioso. Quelle rare volte visto in campo non ha mai convinto. Chiosa 5. Altro grande punto interrogativo di questo campionato. L'anno scorso era stato il più costante, un'autentica sorpresa in positivo. Conte Serro va in confusione totale e non riesce a dare mai solidità. Gidai 7,5, senza dubbio il migliore, il top, l'autentica sorpresa. Giunto in sordina e senza clamore, diventa il punto inamovibile dello scacchiere bianco-verde, prima a centrocampo e poi in difesa come perno fondamentale. Un cuore immenso, solo applausi per Willy. Arini 6,5, un girone di andata pazzesco, straordinario, da 8 in pagella. Una seconda parte condizionata dalle precarie condizioni fisiche che lo fanno scivolare nella mediocrità. Purtroppo per Mariano una costante, ma resta uno dei più positivi. Gavazzi 6, era il pupillo di Tessera, il calciatore che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità a centrocampo, ci riesce solo in parte. La sua classe è indiscutibile, per di più nel girone di andata, la Vedino ha fatto gioco solo dalle sue parti. D'Angelo 7, nei momenti più difficili ci mette la faccia, il cuore e le gambe. È dal capitano che parte la rincorsa e la riscossa che porterà alle 6 vittorie. Una grinta esemplare, poi, quando il lupo sta per sprofondare, resta un'icona. Paghera 5, giunto a gennaio per dare sostanza, sprofonda nella mediocrità più assoluta. Una sola gara al di sopra della sufficienza, quella col Cagliari, poi nulla di positivo. Bastien 6,5, talento straordinario, futuro da top club in Italia o all'estero. Peccato solo che qualcuno se ne sia accorto in ritardo, o peggio ancora, che non sia riuscito a sfruttare a dovere tutto il suo immenso potenziale. Buona fortuna, Samuel. Insigne 6, a conti fatti i numeri sono dalla sua parte ed è per questo che merita la sufficienza. Troppo altalenante e discontinuo però. Tesser crede molto in lui, forse per il cognome, e lo dirotta sulla tre quarti, e comunque tra i pochi ad essere migliorato rispetto al passato. Mokulu 7,5. Insieme a Gidai si contende il titolo di migliore, ma per noi non è stato assolutamente una sorpresa, bensì una piacevole conferma, perché Benjamin di cose positive ne aveva fatte vedere anche lo scorso anno. In questa stagione trova la porta con continuità e si sacrifica sempre, anche qui solo applausi. Tavano 4,5. Nel calcio contano i numeri e purtroppo per il buon Ciccio il risultato finale non può che essere un'insufficienza assoluta. Doveva portare a suon di gol l'Avellino nelle zone alte della classifica ed invece gol col contagocce e prestazioni sempre negative. Joao Silva 6, un 6 per quello che poteva dare e solo in parte è riuscito a dimostrare. Inspiegabilmente non vede quasi mai il campo, ma in quelle rare occasioni non è affatto dispiaciuto. Castaldo 6, croce e delizia di questa tormentata stagione, partito col groppone della lunga squalifica, appena rientra inizia come di consueto a deliziare, poi si perde strada facendo, accusa lo stress e si irretisce, fino al gol liberazione a Vercelli che consegna la salvezza e un futuro per lui in Erpinia tutto da decifrare. Senza voto, Offredi, Bianco, Migliorini, Sbaffo e D'Attilio.